700 appassionati si sono dati appuntamento nel comprensorio montano di Forgaria, nel Friuli, per la prima prova di Coppa Italia del circuito italiano di orienteering. Ad aggiudicarsi la vittoria in campo maschile è stato un atleta regionale, Marco Seppi, e nel programma anche una nuova disciplina dell'orientamento, il Trail O. Sentiamo Maurizio Merbar. Altopiano del Monte Prat, 750 metri d'altitudine poco sopra Forgaria, campo di gara ideale per la prova di medio percorso della Coppa Italia, la prima del circuito, valevole anche come campionato regionale e trofeo delle tre regioni Carinzia, Slovenia e Friuli Venezia Giulia. 17 categorie d'età dai 12 ai 70 anni, più esordienti e baby fino ai 10 anni. Percorsi modulati, 1,5 km con 30 metri di dislivello per i dodicenni, 5 km con 260 metri di dislivello per la categoria elite. In partenza controllo della card magnetica, ritiro dei tabellini e poi solo al momento di partire si può vedere la mappa del percorso. Le lanterne su cui marcare i passaggi sono state poste negli angoli più difficili e suggestivi, tra le case coloniche, gli orti di montagna e gli anfratti nascosti di un territorio ricco di particolarità morfologiche ed arboree e caratterizzato da formazioni geologiche carsiche. Nella categoria elite, quella dei campioni, per tre quarti gara rimane in testa Emiliano Corona della Forestale, ma tra gli ultimi a partire c'è il triestino Marco Seppi, già 4 volte campione italiano. Eccolo, il primo posto è suo con 39 minuti e 24 secondi. Questo territorio per l'orienteering è impegnativo, ma al tempo stesso bellissimo, perché su questa piana c'è un sacco di spazio verde, prati e boschi che ci permettono di fare orientamento sicuramente al meglio. Per le donne invece è Christine Kirkleckner a trionfare per lo Sport Club Merano. In Friuli Venezia Giulia sono 700 i tesserati e 12 le società. Oltre che far muovere le gambe, fa muovere anche il cervello. Infatti questo sport è aperto a tutte le categorie di età, dai bambini agli anziani, e ogni concorrente cerca il proprio ritmo di gara. Il percorso è libero fra un punto e un punto. Ed è anche la grande caratteristica dell'orientamento, quello che è uno sport familiare. Nelle stesse ore di gara può partecipare il bambino, può partecipare il genitore, possono partecipare anche gli anziani. E dopo l'orienteering la nuova disciplina del trail O, in cui non si corre e possono partecipare anche i disabili. Qui è la precisione che conta, bisogna riconoscere la lanterna che corrisponde effettivamente alla posizione segnata sulla carta. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 23:40 circa. Grazie dell'attenzione e buona serata.